Thank <music> you. Grazie. Buonasera. Buonasera signore e signori, è un grande onore essere qui con voi stasera. È anche una grande sfida per me. Non sono mai stata brava ad esprimermi con le parole, io l'ho sempre fatto disegnando. E sono un'artista. E quello che abbiamo appena visto è il racconto per immagini del mio modus operandi, cioè il procedimento creativo e produttivo delle mie opere. L'artista è una, secondo me, creatura che vede e sente il mondo e la vita in maniera speciale, diversa dagli altri, e ne elabora i messaggi, gli stimoli interiormente, per mezzo del proprio dono, per poi rimetterli al mondo e alla vita, sotto forma di oggetti, prodotti, azioni o pensieri. Artistici, che possono toccare la sfera emotiva e quella estetica. L'artista nasce artista, non è né bene né male, è così, punto. Sono qui stasera perché non mi considero soltanto un artista, piuttosto una sorta di servizio sociale artistico. Io mi esprimo per mezzo dello strumento arte, che a sua volta usa me come strumento per poi donare un messaggio al mondo che è sociale, che aiuta me sicuramente, ma che tenta di aiutare il prossimo. Eh, non parlerò di arte stasera, ma di vita e delle occasioni e delle opportunità che essa possiede. Lo farò con tre punti. Il primo è che ognuno di noi possiede dentro di sé una vocazione, un dono grazie al quale può realmente trasformare, questo è il secondo punto, il veleno che a volte c'è nella vita in medicina per l'esistenza. Io ne sono un esempio concreto. Sopravvissuta a me stessa sono divenuta la mia medicina. La mia vocazione è quella di portare un messaggio, e sostenere le persone e lo faccio per mezzo dell'arte, del mio corpo, della mia persona. E della mia esperienza. Quindi adesso vi racconterò una storia. È un po' triste, ma vi anticipo a un finale felice e sono io il finale. Mio papà non è d'accordo che io racconti questa storia, dice che non è giusto cercare la compassione nella gente, c'è il rischio che appaia come vittimismo e non è necessario per avere successo nel proprio mestiere, non ha torto ma con amore rispondo, papà mio, non racconto questa storia per vendere più quadri o avere fama e successo nel mondo, no, ma per scuotere le coscienze e, e sollevare gli animi. E se anche solo una persona avrà ispirazione da questa storia, allora io saprò di essere sulla giusta strada per la mia missione. Ebbene signori mettetevi comodi perché siete a teatro. C'era una volta una bambina di circa sette anni, affettuosa, allegra, vivace, spensierata un po' come tutti i bambini di quell'età più o meno. Lei giocava, eh, abbracciava tutti e si fidava del prossimo. Un giorno questa bambina stava giocando con gli altri bambini del quartiere giù in cortile, quando ad un tratto... Si avvicinò una persona, un adulto, forse il papà o il fratello di uno degli altri bambini, non so, ma di sicuro lei si fidava di lui, perché la prese per mano e andarono via insieme. Un gioco nuovo, disse lui, e la portò sin dentro a un portone, all'interno del quale c'era uno spazio buio separato dal resto da un muretto, un gioco nuovo e segreto, continuò lui. E tu sarai brava, non lo racconterai a nessuno, fidati di me. E poi ti farò anche un bel regalo. Si sdraiarono. Lui iniziò ad accarezzarla dolcemente. Poi iniziò a toccarla. Poi si mise sopra di lei e respirava forte, forte. Brutto, eh. Lei non provò dolore, neanche paura. Era un gioco, un gioco segreto. Ma provò la sensazione di aver fatto qualcosa di sbagliato. Non le fece male in quel momento. Non fu una cosa violenta, non fu uno stupro, fu un abuso. L'abuso implica la conoscenza della persona e la fiducia in essa. Io non ho memoria della mia vita prima dei sette anni. Mia mamma dice che disegnavo già, prima di imparare a scrivere, ma io non lo ricordo. Ricordo la mia vita dai sette anni in poi e non posso neanche dire di come sia cambiata in base a cosa, perché non ho termini di confronto, non so come sarebbe stata la mia vita senza quell'episodio. So che da quel momento in poi prese una direzione brutta, brutta e cattiva. Si sarebbe autoalimentata in maniera esponenziale di ulteriori abusi, violenze, perversioni e autolesionismi di ogni tipo e vergogna, sensi di colpa. Perché? Perché aveva scelto proprio me in mezzo a tutti quei bambini? Perché? Forse ero cattiva. Forse allora è stata colpa mia. Ma dentro di me. C'era una fiammella piccola ma potente. La mia vocazione mi permetteva di trasformare il veleno in medicina. E cercavo la via giusta e resistevo. E disegnavo. <ride> Quell'episodio l'ho rimossi per circa dieci anni, vivendo inspiegabilmente male ogni istante della mia vita, sentendomi inadeguata ovunque e diversa da tutti maschi, femmine, coetanei, insegnanti, amici, genitori, familiari, diversa e cattiva, ma anche molto buona. E disegnavo sempre e ovunque, ma da grande non ebbi il coraggio di sostenere le mie attitudini studiando per esempio all'Accademia delle Belle Arti. Ehm, la paura continua. La mancanza di coraggio e autostima e la certezza di non meritare un briciolo di felicità sono tra le mille conseguenze delle vittime di abusi sessuali. Dunque mi iscrissi alla facoltà di architettura più lineare, razionale e sicura, bellissima, Firenze, ed ero brava, ma infelice, sempre di più, con un, un, un mostro dentro. Fingevo normalità. Fingevo normalità mentre l'inferno cresceva dentro di me. Con queste doti non potei che iniziare a fare l'attrice. Cinema, teatro, un talento naturale. Ma la passione per l'autodistruzione prese il sopravvento, pian piano, su tutto. E non fu difficile per le droghe entrare nella mia vita per spegnere il dolore, staccare cuore e cervello, sfidare la vita e la morte. Droga, dipendenza. Continui fallimenti, sempre più in giù, sempre più in basso e ancora abusi e violenze. Odiavo il mio corpo, <ride> odiavo la mia vita e soprattutto odiavo essere donna. Ma quella fiammella, ops, continuava a rimanere accesa, piccola. Ma splendente, la mia vocazione mi permetteva di trovare il bello ovunque fosse nascosto e di trasformare l'orrore quotidiano, il veleno, in medicina. Tutte le ragazze con cui parlai in comunità di recupero, tutte avevano subito molestie sessuali da familiari o amici. La molestia sessuale su un bambino lascia un'impronta incolmabile. Sono stata molto fortunata io perché disegnavo. Sempre e ovunque comunità, disintossicazione, l'amore della mia famiglia. Assistenti sociali, medici, psichiatri, psicologi. <ride> e ancora tanto amore e rigore e disciplina, ma soprattutto quella fiammella. La mia vocazione mi sostenevano per resistere, per non mollare e per rifiorire così. A 33 anni sono risorta. Ho ripreso gli studi universitari. Ho iniziato ad allenare il corpo e la mente, ho incontrato la pratica buddista, ho iniziato a disegnare per una collezione, una mostra, la mia prima mostra personale a Cosenza nella mia città natale, poi Roma, la gavetta, incominciando a esporre nei caffè, nelle librerie, poi nelle gallerie d'arte, mostre collettive, finalmente una mostra personale. Eh, tra i vincitori di un importante concorso d'arte e poi partecipazioni a fiere d'arte in Italia e all'estero, fino all'invito alla Biennale di Venezia. E poi ancora pubblicazioni, articoli, tesi di laurea sul mio lavoro, inviti da Accademie di Belle Arti per tenere seminari sul disegno, eh, creazione di progetti d'arte accanto a istituzioni, autori, scrittori, associazioni. Che tutelano i diritti delle donne vittime di abusi o violenze, fino in Australia, come ambasciatrice dell'arte italiana <ride> e madrina di un'associazione che tutela e supporta gli scambi artistici tra i due paesi. Ora è, è, è l'arte la mia droga e la mia terapia e l'amore e il desiderio di diffondere e portare un messaggio sono il mio carburante. Sin da subito l'ho desiderato, con i miei strumenti. E nonostante non fossi forte abbastanza, non lo sono ancora, forse non lo sarò mai completamente, non sarò mai una persona molto equilibrata. Il temperamento artistico non aiuta molto, ma oggi, Onoro quella fiammella che è diventata un fuoco che arde vigoroso, le ombre, il buio ci sono, ma gestibili, quasi con cui dialogare. Sono diversa dagli altri, sì, ma è anche grazie a questa differenza e a ciò che mi è accaduto che posso sentire gli altri e valorizzarne il bene e il bello. <coughs> Disegno con la penna Bic e interpreto con amore. Donne bellissime e forti, in grado di diventare tutto ciò che realmente desiderano, dalla Vergine Maria al David Michelangelo, all'uomo vitruviano, fino a Dio nell'atto della creazione, oppure semplicemente se stesse. Perché? È il terzo punto. Non è facile essere donna, ancor di più se sei una bambina ferita. La mia vocazione mi permette di urlarlo a squarciagola o sussurrarlo dolcemente, è difficile essere donna da sempre, ma è bellissimo. È un miracolo, un miracolo che si perpetua ogni giorno, è un dono. E io con il mio dono ho l'onore e la responsabilità di portare un messaggio di forza, di speranza, di bellezza e di luce. Sì, si può trasformare il veleno in medicina. Ogni accadimento della nostra vita non fa che sviluppare questa vocazione. Abbiamo già tutto dentro, deve solo uscire ed esprimersi. E le esperienze della nostra vita sono gli strumenti per far esprimere questa vocazione, che è racchiusa dentro una ghianda, ma che contiene già tutto il necessario per diventare una maestosa quercia. Non so quante persone riuscirò ad arrivare, a quanti cuori e quanta luce riuscirò a infondere, di sicuro so che sarei stata un pessimo architetto. Si può trasformare il veleno in medicina e ognuno di noi con la sua vocazione può portare un messaggio con la propria vita e ispirare la vita degli altri, perché signori e signori cari, la vita è sacra, l'infanzia è sacra e per me, con la mia esperienza, non posso che ripetere e ripetere che il corpo della donna è meraviglioso ed è sacro. Grazie di cuore.